Buongiorno a tutti ragazzi di Fratellanza Nerazzurra, benvenuti o bentornati sul canale. Allora, mancano 6 iscrizioni per arrivare a 300 iscritti, quindi se ci date una mano condividendo il canale o iscrivendovi nel tastino qui sotto, ci fa piacere. Voi direte, sti cazzi, che obiettivo 300 iscritti? E noi vi rispondiamo, mei coglioni, nel senso che per noi è comunque sia un obiettivo, essendo nati non da tantissimo e non essendosi fatti mai sponsorizzare direttamente da nessuno, cioè non siamo andati a chiedere sponsorizzazione. Quindi la cosa che fa piacere è che la crescita è costante, quindi vuol dire che i contenuti vengono ascoltati e piacciono. Ora, dopo l'excursus in romanesco, che è un po' il sapore che ci è rimasto da ieri in bocca, parliamo un secondo velocemente di una cosa, perché vi ricordo all'una e mezzo circa c'è la solita live settimanale, che prossima settimana salterà perché non ci sono, a meno che non la faccia Pier da solo, quello poi deciderà lui, e perché da mercoledì mi prendo qualche giorno di vacanza con la famiglia e quindi si stacca dal lavoro e da tutto il resto. Vi dicevo, approfondiamo tutto poi all'una e mezzo nella live con Pier. Però devo dire una cosa, che qualcuno aveva detto che ci avrebbe oscurato la vittoria di uno scudetto storico, ma non perché è stato dominato il campionato, perché lo scudetto della Stella è sempre storico, perché si diventa nuovamente proprietari della Stella prima degli scappati di casa dell'altra parte di Milano, perché in Italia, nonostante siamo nati dopo, vi siamo sempre arrivati davanti come risultati e come numeri, e che volevano oscurarci la vittoria di uno scudetto storico per questo motivo con la vittoria dell'Europa League. Peccato che dopo essere usciti in Champions, ma il loro girone era più difficile del nostro, però a vedere le partite giocate non mi sembrava più difficile, l'hanno buttato via loro, perché potevano tranquillamente passare e quindi essere loro una delle due semifinaliste sulla carta, perché è chiaro, è come chi ci è venuto a dire è l'Atletico Madrid che vi ha buttato fuori, ha dato fuori il colpo Borussia. Beh, Borussia dal primo cerchio prima ti ha eliminato te, quindi dovresti stare zitto. Seconda cosa, siamo usciti ai rigori in due partite dove effettivamente si poteva passare, però non siamo passati tutto. Abbiamo già parlato del passato. Poi rimanevi, pescavi il Real Madrid e vedevi i mostri, o pescavi il City, cioè i sorteggi non sono mai scritti che al posto dell'Atletico ci doveva essere l'Inter, no, se no, vabbè, lasciamo perdere. E poi c'è un fenomeno, quello che fa Marameo, che ha detto che noi l'anno scorso siamo arrivati in finale perché abbiamo incontrato tre squadre scarse: Porto, Benfica e Milan. Cioè, questo qui è talmente tarato che secondo me ci sono dei personaggi sull'etere, chiamiamolo così, cioè sui social, su YouTube, TikTok, ping pong, che manco tifano la squadra di cui parlano, perché io mai mi penserei di dire che il Milan ha vinto lo scudetto 2 anni fa perché l'Inter è stata scarsa. No, l'Inter gliel'ha regalato, ma l'Inter non era scarsa. Invece questo ti viene a dire che l'Inter è arrivata a Istanbul l'anno scorso perché ha incontrato 3 squadre scarse nel suo percorso. Bene, complimenti, idea di scarso da solo. E comunque, l'eclisse totale che ci doveva essere dell'Europa League, che oscurava la seconda stella, non c'è, perché ieri l'hanno preso. Sbabam. Poi si vanno a recriminare dell'arbitro. Io la partita non l'ho vista, ho guardato qualche highlights del primo tempo perché avevo paura di portarli bene. Però devo dire che il rigore non c'era, perché era tutto un tirarsi. Poteva esserci il primo contatto di Smalling, ma non è mai rigore quello dopo, perché se sei lì che ti strattoni e la palla picchia prima sul braccio di Giroud e poi sul braccio dei difensori della Roma, si capisce che è un momento in cui stai giocando a pallavolo invece che a pallone, involontariamente. Quello che pensi con le braccia è di tirare, di cercare di tenere fermo il giocatore. Poi ti hanno dato un'espulsione al centrocampo e non so se c'era, non lo vado a sindacare,
A fine partita, quella l'ho vista perché stavo guardando il risultato. Ho girato proprio nel momento in cui c'era il fallo di Theo Hernandez, che ci stava benissimo in rosso, poi commutato in un giallo. Ma quello cambia il giusto perché quando te giochi per 60 minuti in superiorità numerica, un gol, a parte quello che gli hai fatto a fine, lo devi fare molto prima e devi cercare di raddrizzare la partita. Ma questo è il Milan, ragazzi. Quindi quello che dobbiamo fare è entrare lunedì con la fame negli ultimi 5 derby, preparare i cori a fine partita, soffrire per 90 minuti, perché noi dobbiamo asfaltarli nel gioco, ma non dobbiamo riuscire a far gol, perché io sono sadico, e al 92esimo un bel tiro da lontano di Çalhanoğlu nel 7. Ecco, questo sarebbe l'apoteosi. Però sarebbe anche bello finire il primo tempo 4-0 e iniziare a cantargli in faccia per tutto il secondo tempo: i campioni dell'Italia siamo noi. Comunque poi vi ripeto, affrontiamo un po' tutte queste questioni con Pier, perlomeno vi dice anche lui che cosa ne pensa. Ci vediamo all'una e mezzo in live. Speriamo di portarvi, come abbiamo messo nella descrizione, qualcuno a parlare con noi di questa annata. E sempre e solo Forza Inter, ragazzi.